A parer mio è giusto che abbiamo perso, perché va detto che l'Orbia ha giocato sicuramente meglio di noi e sicuramente con più voglia di vincere la partita. Allora, parliamo un po' della prestazione. C'è da dir poco, mi sa che questa volta il video, anzi in questo caso la registrazione, durerà veramente poco perché c'è poco poco da dire. Allora, fra le cose da dire appunto per quanto riguarda la prestazione, voglio far notare a tutti, per chi non avesse visto la partita, che Livorno continua a giocare nel solito modo, ovvero dal centrocampo, dalla difesa, si lancia palloni su in attacco e si spera che chi c'è lassù appunto faccia barra crei qualcosa. Quindi è una cosa da notare perché io personalmente mi sono rotto le scatole, vedi sempre questo Giovi che fra l'altro è inguardabile e è quasi sempre inefficace. Poi, parlando un po' del ritmo, Livorno lento, 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 lento. La zona che continua, secondo me, a rallentare il gioco è sicuramente il centrocampo. E parlando del centrocampo, il giocatore che secondo me rallenta ancora di più tutto è Giandonato, che certi lo definiscano comunque un buon centrocampista. Certi, me compreso, perché io vado in base a quello che ha dimostrato finora, lo definiscono non un cane, però sicuramente un centrocampista non adatto al gioco di Livorno. Insomma, questo ragazzi rallenta il gioco, fa un tocco in più, aspetta sempre più del previsto per passare palloni e per comunque fare qualcosa. E anche sto sì, sinceramente mi ha rotto le scatole. Sì, se state pensando, e questo più che commenti, se non sfogo, diciamo di sì. Perché personalmente io, dato che pago, sia per quando gioco in casa per andare a vedere le partite, sia quando gioco fuori per guardare le partite, sinceramente, vedere comunque delle prestazioni del genere, soprattutto dopo che comunque è iniziato il campionato ormai un mese, e magari la squadra un po' dovrebbe conoscersi, soprattutto perché ti chiami Livorno, che in teoria quest'anno, almeno sulla carta, dovresti essere una delle, lì, delle pretendenti ad un'eventuale promozione. Sinceramente, a me vedere queste cose, non tanto perché si perde, anche chiaramente, ma per come si perde, sinceramente, questa cosa mi fa un po' girare le scatole. Niente, questo è quanto per quanto riguarda la prestazione. C'è da dire, se vogliamo entrare un po' più nello specifico, che c'è stata non tantissimo, però una differenza fra primo e secondo tempo da parte di Livorno, ovvero che si rivede ancora una volta, come si è visto nella precedente partita, che Livorno nel secondo tempo crolla, stavolta però non verso il 60esimo, 65esimo, come l'altra volta, sì, se non sbaglio i minuti più o meno erano quelli, ma proprio da inizio secondo tempo. Perché? Perché nel primo tempo comunque era una partita piuttosto equilibrata, più o meno. Nel secondo tempo no. Nel secondo tempo ti è andata bene, anzi ci è andata bene che l'Olbia ci ha fatto solamente un gol, fra l'altro preso da Brodi. Perché se bisogna proprio prendere gol, l'Olbia va creato qualcosa di molto più pericoloso prima rispetto al minuto del gol. Il minuto del gol, fra l'altro, cioè come è venuto fuori il gol. Fate che è venuto fuori all'ultimo, come sempre, l'ultimo ancora peggio del crollo che c'è nel secondo tempo. Per gli ultimi 10 minuti si può proprio giù di botta, però va, cioè anche a livello di concentrazione, anzi soprattutto a livello di concentrazione. Come è venuto il gol, per chi non l'avesse visto? Dal calcio d'angolo, non so chi è, credo Morelli, ma non ne sono sicuro, ha lasciato troppo spazio all'uomo che in realtà doveva marcare, questo di testa, davanti a Mazzoni, ha fatto gol. Insomma, parlando del secondo tempo, per quanto riguarda la partita, come stavo dicendo, l'Olbia si è dimostrato molto più pericoloso, ha creato svariate volte qualche occasione da gol, infatti come detto prima, meno male, si è preso solamente un gol, perché, per chi non lo sapesse, non vorrei dire una cazzata, ma credo di non dirla, comunque l'Olbia ha preso sia un palo che una traversa, o perlomeno comunque ha preso due volte il legno, e quindi questo è quanto, cioè il discorso del perché il Livorno nel suo tempo è crollato. Niente, per arrivare alle conclusioni, perché comunque come ho detto prima c'è da dir poco, c'è da dire che questa è un'altra partita da dimenticare. E speriamo, ormai l'una sarà fatta, se non mi aspetta qualcosa, e speriamo che già dalla prossima partita possiamo vedere magari una prestazione diversa. Io non so se magari Livorno ha giocato sì, mi dia sempre, cerco delle giustificazioni stupide, però
le dico uguale. Non so se magari voi hanno giocato così perché voi era fuori casa o perché, boh, non lo so, c'era cioè il caldo, non lo so. Il fatto è che vederli voi no, così dà veramente fastidio e fa veramente schifo. Vi ho detto questo e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!